Delle prime posizioni nelle radio, eccomi qua. Come state? Bene, tu? Anch'io sono molto contenta, grazie tantissimo di queste bellissime emozioni che mi regalate e che spero di regalarvi anch'io con questo scambio fantastico che esiste nella musica. Ciao Irene. Ciao. Ciao Irene, Francesca Vitaliani, Radio San Bonifacio, Verona. Lo so, complimenti da parte di tutti. Grazie, di comprare radiofonico come tuo solito e vincente con tutti noi giovani sicuramente. Ti volevo chiedere se quando Bruci la città era stato momentaneamente, per quanto riguarda Sanremo, diciamo messo un attimo da parte e dopo invece si è rivelato super vincente d'estate, se tu in quel momento hai un po' avuto in antipatia magari per quel momento preciso i meccanismi delle scelte di Sanremo e selezione. Ma senti, mi è capitato di avere la notizia che io ero a fare uno dei miei viaggi solidari in Africa, quindi ho saputo la notizia da dei messaggini telefonici, da degli amici insospettabili, neanche dalla mia casa discografica, che non ero nei nomi di Sanremo. Però sai, ero in Burkina Faso, stavamo organizzando un concerto con l'artista della zona che si chiama Alif Naba e ero tutta presa da altre realtà, capire i problemi degli altri posti, avere anche un contatto culturale diverso, così bello, così intenso, che tutto sommato questa notizia di Sanremo mi scivolò un po' addosso, così, anche se, e poi soprattutto ebbi veramente il sostegno da parte della mia manager, della mia casa discografica, che comunque mi dissero non ti preoccupare, il pezzo è fortissimo secondo noi, comunque lo porteremo avanti al di là di questa cosa di Sanremo. E quindi niente, non mi è poi così dispiaciuto. Sono stata però contenta quest'anno quando anche la mia casa discografica mi ha proposto questa idea di tornare a Sanremo dopo 10 anni, mi sembrava anche una bella cifra tonda. Io che comunque appunto Sanremo ritengo sia importante andarci quando ci sa qualcosa di bello, di nuovo, di interessante da comunicare. E mi sono riproposta con lo stesso autore, un po' perché credo sia grandissimo, un po' perché comunque era una sfida divertente per noi.